Perché lei è lei, è la Miss Frociarola Lazio, a voi The Dark Carbonara! Parietti, buonasera e bentornata. Che belva si sente? Alba Parietti. È la peggiore in circolazione, non è vero? Lei ha detto, sono un'artista del popolo, sì. Che mi ha scelto come Pamela Prati. Il mio nome è stata una consacrazione. Artista del popolo perché? Beh, perché io sono del popolo, io mi sento vicino al popolo e quindi il popolo dà forza, è fiero e quindi loro mi hanno dato questo nome. Ma lei quando dice popolo intende il pubblico? Il pubblico, sì. Senta, quando ci siamo sentite al telefono parlando delle sue vicende, mm-hmm. Io ho detto poi lei che insomma è stata un simbolo e lei ha detto no, lo sono ancora. Ma sì. Simbolo di che? Ma il simbolo della bellezza italiana. Sono una soubrette e sono fiera di essere una soubrette. E quindi è un simbolo? Sono un simbolo, sono il simbolo di chi lotta per arrivare, ce l'ho fatta. Il simbolo della rappresento proprio i colori dell'Italia. Non sono una diva, sono una donna del popolo, perché a me piace essere una persona che condivide con tutta la gente, con le persone, diva. Cioè la parola diva ti mette su un piedistallo e non è. Insomma, lei se l'aspettava di trovare di nuovo questa centralità, no? Si parla molto di lei, la serie, il libro. Ah, adesso sono una diva? Sì, sono una diva. Non, eh beh, ho 80 anni, perché no? Cioè, d'altra parte sono giovane, ancora di vita ne ho. Ma lei diva si è mai sentita? No. C'è stato un momento in cui un po' era popolarissimo, no. Un po' di divismo? Assolutamente no. No. Se una persona si sente una diva è perché è una fallita, io non mi ritengo tale. È un suo difetto vero, sgradevole? Sgradevole. A volte bestemmio. Bestemmio. Brutta questa, brutta, eh? È un pregio? Leggera. Vabbè. Senta. È vero? No, io dico sempre, quando mi dicono, io dico prego il mio Dio di alleviarmi da questa attrazione verso il pene. Perché è molto forte. No, perché è una attrazione. Piaga. Grazie. The Dark Carbonara! E ragazzi, super mega ospite Francesca Fagnani! No, non è lei. Ah, non era lei. Ma lei con quale coraggio è venuta fino a qui? La mia frociarola a tutto. Mamma mia, che bravo. Prego, Francesca, si accomodi nelle segrete, nella botola che abbiamo di là dove abbiamo nascosto la Maria, dove volevo dire le altre ragazze. Allora, germoglio. Allora, ragazzi, ma, per la giuria che non lo sapesse, lei è stata l'unica in 12 anni che ha vinto la fascia da casa. Cosa vuol dire? Lazio 2 mesi fa, Roma, la ragazza si iscrive, ma The Dark Carbonara prende il Covid. Grazie a Nuvole Rapide Produzioni, che è bravissima, una grazie. Persona gradevolissima, vi amo. Siamo riusciti a farla partecipare in diretta Skype nell'evento. Da casa. E non solo ha partecipato da casa, ha pure vinto il titolo! Ma era ovvio, non avevo dubbi. Allora, cosa prometti a questo magnifico popolo in caso di vittoria nazionale? Beh, naturalmente una sovversione totale. Tipo? Totale. Allora, cancellare l'inno di Mameli. Ah, e che ci mettiamo? Ci mettiamo Viva l'amor di Paola e Chiara, cazzo! Ma lo sai che ti cazzo. Dico? Che quasi quasi ci sta come cosa. Ma per forza. Senti, bisogna sovvertire questo sistema. Sono d'accordo con te. Basta. E voglio sapere anche da te. Dimmi. Come mai ti senti una frociarola? Allora, io mi sento una frociarola per innumerevoli motivi. Innanzitutto menzionale. Perché sono un outsider. Quindi, come tutti gli outsider, tu fai hai familiarità con chi lo è come te. E di conseguenza, poi nella comunità LGBTQI+,
ho trovato quello che poi è la mia dimensione del mondo e ho trovato qualcosa di bellissimo. Nonostante io sia apertamente eterosessuale e cisgender, ho trovato in questa famiglia qualcosa di veramente di speciale, e soprattutto ho trovato un'altra famiglia. Okay. E per me è quindi tanta affettività, un'adozione favolosa, e continuerò sempre e per sempre a battermi per questo. Perfetto, sempre. Molto bene. Allora, giuria ufficiale, Ceressa, la carbonara per il sociale. L'ho messa in stand by la Ceressa. Ma lei è pronta sempre qua, eccola. Sono pronta. Sono sempre carica. Amore, quindi, dopo questo discorso hai già vinto per me. Poi col discorso viva l'amore al posto dell'inno. Sempre. Assolutamente sempre. Sempre. Ho adorato il mix di follia, di pazzia, e soprattutto la Ferragni che ti ha intervistato. Perché la Fagnani, no, la Ferragni. Perché comunque nominare la Ferragni è peggio che nominare Meloni. Ma non era un lapso, ci ho visto questi la Ferragni. Questi tempi si può nominare. Amo, ok. Ma no, cioè, se mi parla sopra. No, io non ho detto. Non tu, lei. Guarda, non ti inizierà ad arrabbiare. Ma guarda, ti porta a Roma tranquilla. Marina, volevate dire quando non siete costretti? Più che la Fagnani sembrava il cugino Hit, perché sta fermi davanti. Ma gli avete fatto prendere quattro gin tonic, cazzi, che parlava. Carinissimo, carinissimo, tu splendida, anche se devo dire che con questi occhiali da sole mi ricordi tanto qualcuno. Marina, ti do del tu perché ci siamo conosciute prima. Io non ti conosco. Bugiarda. Voi non l'avete vista al bar. Non l'avete vista la faccia di Marina. Allora, ti do del tu lei. Io devo dire la verità, voglio essere sincera col pubblico, perché io voglio essere sincera. Io ti ho avvicinato perché ti ho detto, ancora mi ricordo quegli occhiali da sole e quella maglietta bianca. Un po' annoiata. Io ero un po' annoiata. Facevi no. Ragazzi, fermiamoci. Sto perdendo, me ne vado. Ti voglio salvare. The Dark Carbonara! Applauso! Vai, scappa ora, non ha sentito ti nulla. Ti amo, Marina! Così, di default. Hai perso, sappi. Ho cercato di salvarla.